Buongiorno ragazzi, adesso vi insegniamo come calcolare l'intero. Dividiamo il valore della frazione 36 per il numeratore 6 in modo da trovare il valore dell'unità frazionaria. Poi moltiplichiamo per il numero 7. Troviamo così il valore dell'intero. Lo scriviamo sotto forma di espressione. Aperta parentesi. 36 diviso 6, chiusa parentesi, per 7. 36 diviso 6 uguale 6, per 7, 42. Adesso ve lo faremo vedere sotto forma, con un problema. Allora, in questo problema abbiamo Giorgio che ha i due settimi delle figurine di Filippo. Se Giorgio ha 20 figurine, quante figurine ha Filippo? Procediamo come abbiamo fatto prima e quindi riscriviamo la frazione. Due settimi di punto di domanda, che è il posto occupato dall'intero, uguale 20. Allora, facciamo 20 diviso 2, quindi lo dividiamo per il numeratore. Dopo di ciò lo moltiplichiamo per 7, il denominatore. Scriviamolo adesso sotto forma di espressione. Facciamo 20 diviso 2 per 7. 20 diviso 2, 10. 10 per 7, 70. Abbiamo scoperto che Filippo ha 70 figurine. Speriamo vi sia stato utile questo procedimento per capire come calcolare l'intero. Ciao, alla prossima!